Esercizio numero 12 sull'irraggiamento termico, la legge di Stefan Boltzmann. Calcola quante calorie di energia irraggia ogni minuto una moneta da 5 centesimi, che diciamo che sia d'acciaio, riscaldata a 300 gradi centigradi di temperatura. Considera il coefficiente di emissione dell'acciaio E uguale 0,30. In internet ho trovato una tabella che riporta l'emissività dei vari materiali. Come vediamo sono tutti valori compresi fra 0 e 1. Ora magari fate pausa, stoppate il video e provate a risolverlo da soli. Se non ci riuscite, guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, la moneta a 300 gradi centigradi, quindi molto calda, che emette secondo la legge di emissione di Stefan Boltzmann, che è questa. L'incognita è delta E, quanta energia emette questa moneta. In quanto tempo è un minuto, quindi in 60 secondi. La moneta emette energia perché si trova a una temperatura di 300 gradi centigradi, però dobbiamo ricordarci sempre che in questa formula la temperatura va espressa sempre in Kelvin, 573 Kelvin. Dobbiamo sommare 273 per passare dai gradi centigradi ai Kelvin. Poi ricordiamo che nella formula c'è la costante di Stefan Boltzmann indicata con sigma, il coefficiente di emissività abbiamo detto 0,30, poi c'è questo segno meno che sta a indicare il fatto che il calore emesso per convenzione è negativo, perché è calore che lascia l'oggetto, quindi negativo. In realtà io dopo nei calcoli questo segno meno non l'ho considerato, ma l'ho rimesso alla fine. E poi c'è l'area, la superficie della moneta, come è logico, perché una moneta più grande, avendo più superficie, emette più calore ogni minuto. Vedremo che l'area di questa, la superficie di questa moneta, è circa 8,2 cm quadrati, lo vediamo dopo. Cerchiamo di individuare quindi l'incognita delta E, perciò dal punto di vista concettuale questo esercizio è facile, facilissimo. Basta fare la formula inversa e ricavare l'incognita delta E, l'energia emessa, è meno, ricopiamo tutti questi fattori, sigma S T alla quarta, delta T va a moltiplicare qua. Quindi l'unica difficoltà adesso è quella di eseguire questo calcolo numerico, a cominciare dal calcolo della superficie della moneta che hai eseguito qua. La moneta emette calore, quindi irraggiamento termico, da tutta la superficie, che sarebbe costituita da due basi, la moneta è un cilindro, quindi due basi più l'area laterale. Quindi la superficie totale della moneta è due volte l'area di base, A è l'area di base, più la superficie laterale, che è quella di un rettangolo di altezza h e di lunghezza di base, diciamo, pari alla circonferenza della moneta, quindi 2π r. Quindi 2πrh è la superficie laterale. A questo punto esprimiamo l'area A come πr quadrato, perché è l'area di un cerchio. Raccogliamo 2πr a fattor comune, quindi rimane r più h. A questo punto andiamo a cercare le misure e le dimensioni della moneta da 5 centesimi di euro, e sempre in internet troviamo appunto tutte questi dati. In particolare la moneta da 5 centesimi ha un diametro di 21,25 mm e uno spessore di 1,67 mm. Perciò andiamo a sostituire il diametro 21,25 mm al posto di 2r, quindi ricopiamo pi greco, 2r è il diametro, r è la metà del diametro, 21,25 mm diviso 2, più h, lo spessore, 1,67 mm, facciamo questo semplice calcolo, tutta la moltiplicazione, e come risultato troviamo un'area complessiva di 820 mm quadrati. Poi ci ricordiamo che per passare da millimetri a centimetri c'è uno scatto, diciamo, ma sono quadrati, quindi spostiamo la virgola di due posti, quindi sono 8,20 centimetri quadrati. Un centimetro quadrato è disegnato qua, un quadratino di lato un centimetro. A questo punto torniamo alla formula dell'emissione di Stefan Boltzmann, ricaviamo delta E portando delta T qua a destra, quindi la formula è questa, i valori li andiamo a sostituire. Ed ecco qua il calcolo, il segno meno qua non l'ho messo, ma l'ho aggiunto poi alla fine. Questo è sigma, la costante di Stefan Boltzmann, 0,30 il coefficiente di emissività, 8,20 cm quadrati la superficie totale della moneta, la temperatura espressa in Kelvin, 573 Kelvin alla quarta, tipico errore degli studenti, si dimenticano alla quarta. Invece bisogna fare sia il numero che l'unità di misura entrambi alla quarta, e il tempo 60 secondi.
Vediamo le unità di misura, Kelvin alla quarta si semplifica, secondi si semplifica, metri quadrati, centimetri quadrati, no, quindi devo fare l'equivalenza, al posto di metro quadrato scrivo 10.000 centimetri quadrati. Poi questo 10 alla meno 8 l'ho scritto qua sotto al denominatore come 10 all'ottava, qua ho ricopiato tutti i numeri. Ricordiamo come si eleva alla quarta 573, con la calcolatrice si scrive 573, poi si utilizza questo tasto x alla y. X è la base della potenza, quindi 573, y è l'esponente, quindi x alla y 4 uguale. Questo è 573 alla quarta. Un modo alternativo di calcolare 573 alla quarta è di elevarlo due volte al quadrato, quindi 573 al quadrato e di nuovo al quadrato attraverso per esempio questo tasto e abbiamo lo stesso risultato di prima. Dunque eseguo tutte queste moltiplicazioni. Divido per 10 alla dodicesima, quindi divido per 1000 miliardi e ottengo 90,2 joule, però la domanda del problema era di esprimere l'energia emessa in calorie. Allora ci ricordiamo l'equivalenza, che una caloria corrisponde a un po' più di 4 joule, 4,186 joule, quindi un joule è all'incirca un quarto di caloria. Questa è l'equivalenza inversa, quindi al posto di joule scrivo una caloria diviso 4,186, sono quindi 21,6 calorie. Il problema sarebbe finito qui, però per renderlo più verosimile e più interessante è il caso di considerare non solo l'emissione ma anche l'assorbimento di energia, cioè di calore, da parte della moneta, perché la moneta infatti si trova in un ambiente, dove la temperatura è per esempio 20 gradi centigradi. Quindi la moneta è più calda dell'ambiente, la moneta sta a 300 gradi centigradi, quindi emette di più di quanto assorbe, però un po' di energia termica la assorbe pure. Quindi adesso andiamo a calcolare quanta energia termica la moneta assorbe dall'ambiente e poi andiamo a fare il bilancio termico tra l'energia emessa e quella assorbita. Ricordiamo che l'energia assorbita si calcola con la stessa identica formula dell'energia emessa, la differenza è che ha il segno più, come i soldi, quando il calore viene assorbito è come i soldi che entrano, quindi un segno positivo, e l'altra differenza è che la temperatura della moneta va sostituita con la temperatura dell'ambiente. Quindi sommando algebricamente la quantità di energia emessa e quella assorbita, viene fuori il bilancio totale di energia, quindi la quantità di energia scambiata netta, che è questa formula in quanto si raccoglie a fattor comune tutti i fattori sigma e s delta t e quindi rimane la differenza fra la temperatura dell'ambiente alla quarta con il segno positivo meno la temperatura della moneta alla quarta col segno negativo. Però adesso invece di utilizzare questa formula, avendo già calcolato l'energia emessa, andiamo a calcolare l'energia assorbita a parte. Questo è il calcolo dell'energia assorbita dalla moneta in un minuto. Vediamo che il calcolo è identico a quello dell'energia emessa, con l'unica differenza che c'è il segno più e soprattutto che c'è la temperatura dell'ambiente 20 gradi centigradi al posto della temperatura della moneta. Come al solito dobbiamo esprimere questa temperatura in Kelvin, 293 Kelvin. Quindi andiamo a fare lo stesso calcolo di prima, costante di Stefan Boltzmann, coefficiente di emissività, l'area totale della moneta, la temperatura dell'ambiente in Kelvin alla quarta. Tipico errore degli studenti, si dimenticano di elevare alla quarta, il tempo che scorre 60 secondi e il risultato è circa 6,2 joule, che corrisponde a una caloria e mezza con la stessa equivalenza di prima. Quindi, in definitiva, questa moneta cede ogni minuto 21,6 calorie di energia, ma assorbe anche dall'ambiente una caloria e mezza. Quindi il bilancio netto è una cessione di 20,1 calorie. Circa diciamo 20 calorie al minuto. Ora il problema è davvero finito, in quanto abbiamo considerato sia l'energia che viene emessa al minuto, l'energia termica emessa dalla moneta, sia l'energia termica assorbita, che la moneta assorbe dall'ambiente sempre ogni minuto. Bilancio netto, 20 calorie scambiate, 20 calorie cedute, ogni minuto dalla moneta all'ambiente.